Eccoci con la top 11. Allora, oggi attraverso la top 11 analizziamo un po' anche il campionato più in generale. Partiamo dalle partite che non si sono giocate. Due atteggiamenti a confronto. Da una parte la federazione che impone al Trustee di lavorare fino a mezzanotte meno 5 del 31 dicembre per risolvere la questione della Salernitana, e riesce a risolvere la questione della Salernitana grazie anche all'impegno di chi la Salernitana l'ha presa, perché ci si è mossi per tempo. Invece il 5 sera improvvisamente la Lega si accorge che ci sono dei problemi e quindi ci dà questo regolamento, che tra l'altro è un regolamento ripreso dalla UEFA, che sappiamo tutti sarà assolutamente inapplicabile, perché col regolamento, compresi gli infortuni, potrebbero giocare in primavera. Pensate se ci gioca una partita importante, una squadra è costretta a giocare con la primavera. Che cosa diventa il campionato? Bisognava muoversi per tempo, si sapeva che la situazione era questa, andava fatto il regolamento all'inizio del campionato. Non si può essere presi di sorpresa su una cosa del genere, francamente è inaccettabile. È un regolamento pro forma, sappiamo benissimo che non verrà applicato, per tanti motivi, non ultimo quello della regolarità del campionato, ed è fatto più per altri motivi, per mettersi a riparo da un punto di vista legale e politico, diciamo, rispetto a tante situazioni, all'atteggiamento che aveva il governo, a eventuali ricorsi sui diritti televisivi perché le partite non si giocano, sono tante cose. Bene ha fatto la Vezzali a chiedere una cabina di regia, assolutamente indispensabile, anche qui ci si poteva svegliare prima, non è che devi aspettare che succedano le cose, sei lì per prevederle le cose. Però insomma, perlomeno un passo è stato fatto in quella direzione. Il problema è più generale, secondo me, cioè che ognuno pensa a se stesso e non pensa al contesto generale. Ognuno pensa al vantaggio della propria squadra, della propria società, e non a fare quello che bisogna fare. Quindi un po' di autocritica, come ha chiesto Marotta, è necessaria e va fatta assolutamente, perché l'intervento è stato intempestivo e inefficace, probabilmente. Ci si attacca alle ASL, si criticano tantissimo le ASL che fanno il loro lavoro, però in Germania con i Bundes succede la stessa cosa, si è arrivati a un accordo prima dell'inizio della stagione, in Germania e in Inghilterra le squadre alzano il telefono, chiamano la Lega e fanno: ho questa situazione, che faccio, gioco o non gioco? E la Lega decide se rinviare o non rinviare, ma perché c'è unità di pensiero, e non è che ognuno pensa a se stesso e quindi poi si litiga, c'è unità di pensiero, c'è finalità unica, quella di proseguire con il campionato. E quindi è sempre il solito discorso: se gli egoismi superano la visione complessiva non si risolvono mai i problemi, e mi sembra che ancora una volta sia questo quello che è accaduto. Però parliamo delle partite giocate. Attraverso l'analisi dei giocatori della top 11 parleremo un po' anche delle squadre. Cominciamo con Maignan, giocato una partita strepitosa con la Roma, ha tenuto il Milan quando la Roma ha premuto in maniera decisiva, tante polemiche arbitrali, non ci voglio entrare come non voglio entrare nelle polemiche arbitrali di Juventus-Napoli. Però la Roma ha giocato 50 minuti di grande pressione e il portiere è stato decisivo, come è stato decisivo per quasi tutta la stagione. Vi ricordate che all'inizio dell'anno ho detto: non vorrei che il Milan rimpiangesse meno Donnarumma di quanto Donnarumma rimpiangerà il Milan. Soldi a parte, ci siamo quasi, mi sembra, come situazione. Florenzi, poi voglio inserire anche in questa top 11, ha giocato un'ottima partita, è stato uno dei migliori, era una partita particolare per lui. Vi ricordo che lui era quello che saliva le scale per andare a salutare la nonna che era allo stadio a vedere la partita della Roma, quindi per forza una partita per lui non come le altre, anche perché francamente lasciarlo andare è stato un errore secondo me clamoroso della Roma, perché un giocatore che può fare il terzino destro, può fare soprattutto il laterale a 5, che secondo me è il suo ruolo, sarebbe indispensabile adesso alla Roma, e può fare la mezzala, può fare il terzo a destra alto. Mi sembrava un giocatore molto utile, la richiesta era alta, non esosissima secondo me, però lasciarlo andare vuol dire adesso poi da mesi rincorrere il mercato per cercare un sostituto. Ce l'avevi in casa, forse conveniva tenerselo, ma la Roma più nella gestione precedente che in questa di errori ne ha fatti tantissimi, devo dire, sul mercato, alcuni incomprensibili. Metto Goulam nella difesa per premiarlo, non tanto per la partita in sé, ma perché è stato forse il giocatore più sfortunato degli ultimi 10 anni al campionato italiano, e quindi va premiato per l'impegno, per la voglia di rientrare. E poi Kalulu. Kalulu è il simbolo
di come sta lavorando il Milan, cioè giocatori giovani e giocatori esperti accanto. Il giocatore esperto riesce a sfruttare la fisicità, la freschezza dei giocatori giovani, e il giocatore giovane sfrutta l'esperienza del giocatore più vecchio. Questo crea il gruppo. Un gruppo che è stato creato in maniera perfetta dal lavoro di Pioli, ma direi dal lavoro di tutta la società. E questo ha permesso al Milan di fare un salto in avanti così importante in queste stagioni. E quindi direi che la prestazione di Kalulu ne è proprio un esempio, ne è una sintesi. Quindi questi tre difensori. Altro giocatore del Milan, Tonali. Stagione strepitosa, ieri partita strepitosa. Si è dimostrato che il giocatore è Tonali, cioè è un Gattuso, perché le coperture su Pellegrini sono state importanti, ma anche tecnicamente in grado di proporre per la squadra, di arrivare anche alla conclusione. Quindi non me ne voglia Rino, che io adoro, un grande amico, ma si sta dimostrando veramente un centrocampista di grande qualità, come tutti prevedevano dovesse diventare. Ed è anche bello che abbia avuto difficoltà nell'ambientamento nel Milan, perché vuol dire che è un giocatore che deve ancora crescere piano piano, deve adattarsi piano piano alle situazioni. Perché i giocatori hanno un certo livello, sicuramente il livello di Tonali è un livello alto, da squadra alta, lo diceva quando era ragazzino e lo sta dimostrando adesso. Pellegrini voglio mettere anche, perché è l'unico giocatore tecnico che la Roma ha fatto vedere ieri sera, ci sono stati un sacco di errori, anche se la Roma secondo me ha giocato 50 minuti buoni di pressione, però sta tornando insomma ai suoi livelli, però è un giocatore che a me piace moltissimo. E poi, amici, Milinkovic Savic, l'orco, ma che giocatori! Porta palla, salta quando c'è il rinvio, segna come un centravanti, fa la mezzala, calcio le punizioni. Giocatore strepitoso Milinkovic Savic. Magari non in tutte queste stagioni, da quando lo tiro chiedeva 100 milioni, è stato costante, ma quest'anno sì. È cresciuto ancora secondo me con Sarri, anche se poi la Lazio è fortissima con Milinkovic Savic e con Immobile, che ha sbagliato il rigore ma segna comunque con grande regolarità. Dietro francamente no. Io sono d'accordo con Sarri, gli è garbata molto la partita, perché a lui piacciono queste partite spettacolari, anche a me è garbata molto la partita, è garbato molto anche come gioca la Lazio davanti, poi parleremo anche dell'Empoli. Però dietro francamente sono stati degli errori che si ripetono nel corso della stagione, dipenderanno anche dal valore dei giocatori, però qualcosa devi fare per aiutare i giocatori. Sarri dice che sono ventesimi negli uno contro uno difensivi, e questo può dipendere probabilmente dal valore che hanno i giocatori nell'uno contro uno, però se non lo tengono li devi aiutare in qualche modo e deve risolvere questo problema. È strano perché Sarri in genere risolve prima quel problema lì e poi quelli offensivi. Lì ha ancora delle difficoltà, non so se si interverrà sul mercato, mi sembra necessario, perché proprio fatica molto la Lazio da quel punto di vista. Poi metto Bairami, voglio parlare dell'Empoli. Lui grande partita va bene, ma l'Empoli è figlio di tante conoscenze. Delle conoscenze di Andrea Azzoli, la squadra gioca molto bene, della sua tranquillità, però anche della conoscenza della società che ha preso dei giocatori utili all'Empoli. Cioè, quando prendi un giocatore è importante capire il livello del giocatore, perché i giocatori hanno dei livelli diversi. Medio-bassa, media, medio-alta come squadra, squadra fortissima, squadra da Champions League alta, livello mondiale, come lo definiscono in Germania per i fuori classe. Però questo livello non lo puoi vedere solo con gli algoritmi. Allora, mi prendevate in giro 4 anni fa, quando io ho cominciato a parlare di algoritmi, quando io ho introdotto i Wallabies al club, che sono una di queste prime società che attraverso l'algoritmo individuava il valore reale del giocatore, quando li ho introdotti nessuno ne parlava. Adesso sembra che sia l'unico mezzo per trovare un giocatore, cercarlo con l'algoritmo. Ma l'algoritmo è uno strumento, non è un fine. I mezzi sono importanti, ma è importante come li utilizzi. L'algoritmo da solo non può bastare. Se per esempio Reynolds è stato scelto con l'algoritmo alla Roma, è evidente che è stato fatto un errore. Perché? Perché i giocatori devi andarli a prendere dopo averli visti come si allenano, dopo aver visto l'ambiente in cui vivono, la famiglia di provenienza, il livello di educazione, l'applicazione, tante cose fanno un giocatore. Non basta l'algoritmo. Ecco, mi sembra che adesso l'algoritmo sia la panacea di tutti i mali.
Non è così, è uno strumento e come tutti gli strumenti va utilizzato. Non so se l'Empoli utilizza gli algoritmi, ma certamente non solo l'algoritmo, perché va a prendere giocatori utili a quello che deve fare. Utili al gioco, utili al livello. Questa è la cosa fondamentale. Poi abbiamo le tre punte. Allora, metto Caprari e lo voglio in nazionale. Lo dico subito. Caprari in nazionale. Perché la stagione che sta facendo è da nazionale. È un giocatore che è sempre stato tecnico, che ha trovato, secondo me, in questa nuova posizione, un po' meno larga, un po' più centrale, una posizione ideale. Ed è un giocatore che può anche cambiarti per struttura fisica, per capacità di inserimento, la partita in 15 minuti. E quindi vorrei vederlo con la maglia azzurra. Sono sicuro che rientrerà nel giro della nazionale, perché è giusto che sia così. Poi metto Giroud e Mertens. Allora, Giroud perché è il completamento del lavoro del Milan. Non tanto per la partita che ha fatto, ma proprio per quello che vuol dire al Milan. È il completamento di un discorso generale, quindi mi piace inserirlo. Come mi piace inserire Mertens per il gol, più che per la partita in sé. E qui parliamo un po' di Juventus-Napoli. Allora, Napoli ha giocato una grande partita. Io darei 7,5 a Napoli e 6 meno meno alla Juventus alla fine della partita. E vi dico perché. Perché a Napoli giocava un sacco di assenze come al solito, fondamentali, e anche se ha sbagliato alcune partite, alcune è stata molto sfortunata, tipo quella con il gol di Cutrone di testa, quella dove perde senza praticamente incassare tiri in porta, però il livello di gioco è altissimo. Gioca bene il Napoli, è divertente il Napoli. E quindi chapeau a Spalletti, che ha costruito una squadra che funziona. Adesso vedremo in base agli infortuni, alle assenze, quello che riuscirà a fare, però insomma già in questo momento essere rimasti lì agganciati alla Champions League secondo me è un elemento di grande importanza. E invece poi la Juve, io ho sentito le parole di Allegri che ha detto ma sono abbastanza soddisfatto, comunque siamo rimasti in scia. Però la Juve, ragazzi, ogni volta che quest'anno deve giocare la partita decisiva per rilanciarsi verso di posizione di Champions League, la sbaglia. Anche ieri, tutto sommato, l'ha sbagliata, ha segnato Chiesa, ma non ha creato tantissimo. Alcuni giocatori, ma perché Rabiot continua a giocare? Me lo spiegate voi? Un rendimento quasi irritante. Cioè, ogni tanto lo vedi trotterellare per il campo quando dovrebbe buttarsi dentro come occorre fare, non lo vedi ringhiare sul giocatore. Perché? È incomprensibile. Bisogna fare delle scelte, secondo me, drastiche e anche dolorose nella Juve, e premiare forse più che la qualità in sé dei giocatori, la garra, la rabbia dei giocatori. Perché? Perché se Buffon, Chiellini e Buffon dicono che la Juventus con l'arrivo di Cristiano Ronaldo ha un po' perso quello spirito di squadra che la contraddistingueva, secondo me vuol dire che è vero. E secondo me un po' se ne è accorto anche Allegri, che non riesce a fargli fare questo cambio di mentalità, perché ci vorrà un po' di tempo e forse ci vogliono anche personalità diverse, cioè manca un leader vero, reale, soprattutto a centrocampo alla Juventus, e per questo va spesso in difficoltà. Adesso c'è la partita con la Roma. La Roma è secondo me nella posizione classifica alla fine della sua, tra il quinto e il settimo posto. La Juventus invece è chiamata a cambiare in queste partite qua, in questo mese, perché questo sarà il mese decisivo, gennaio e l'inizio di febbraio sarà il mese decisivo, è chiamata a cambiare passo, perché se non lo cambia adesso non lo cambia più e al quarto posto non c'era più. Voi sapete che io ho sempre detto che la Juventus sarebbe rientrata alla fine nei quattro. Paradossalmente adesso è più vicina, c'ho qualche dubbio in più, perché mi aspettavo un cambio di passo che invece ancora tutto sommato non ho visto. Il flop non l'ho neanche scritto nella top 11, non lo capite da soli quello che ho detto. Flop è Rabiot, non è la prima volta che è tra i flop di questa stagione.